Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 17 maggio. La quantità di pioggia che si è riversata ieri nel Veneto è un fenomeno che si ripresenta ogni 300 anni, ma il cambiamento climatico in atto potrebbe accorciare i tempi in modo esponenziale, portandoci ad affrontarlo nuovamente probabilmente in breve tempo, questo secondo modelli previsionali in continua evoluzione. Ieri tutto il territorio veneto è stato colpito da precipitazioni violente e diffuse a carattere di rovescio e temporalesche. Allagamenti diffusi si sono verificati lungo il Bacchiglione, il Brenta e il Gorzone sono sotto controllo. Per danni dovuti all'acqua o per necessario prosciugamento, a ieri sera i vigili del fuoco veneti hanno risposto a circa 300 richieste di intervento, mentre ieri sera erano ancora in corso interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sulla nostra costa il mare di Scirocco ha devastato la spiaggia di Isola Verde e frenato il ricevimento delle acque dei fiumi da parte del mare, che a ieri sera mantenevano un alto livello. Le mille una notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni, Le Mille Una Notte ti augura sogni d'oro. Le Mille Una Notte, in Viale Mediterraneo, a Sottomarina, Chioggia. Ieri pomeriggio si è tenuta al bar Ai Coppi in via Felice Cavallotti la presentazione del libro Noi siamo erbacce di Mauro Ferrari. L'organizzazione Cooperativa REM, in collaborazione con altre realtà operanti nel sociale, aveva pensato di tenere l'evento presso il chiostro di Palazzo Grassi, ma prevedendo il brutto tempo aveva pensato a questa soluzione alternativa che si è rivelata salvifica per la buona riuscita dell'evento. REM è una cooperativa sociale che si occupa di persone che si trovano in situazioni di grande disagio, senza dimora, dando accoglienza anche a nuclei familiari giunti scappando dall'Ucraina. Gli organizzatori hanno voluto riunire la cultura, il sociale, l'arte, la musica in questo caso, infatti l'incontro nelle intenzioni doveva contenere più intervalli musicali, ma il maltempo ha remato contro non solo costringendo a cambiare location per l'evento, ma facendo giungere in ritardo i musicisti rimasti bloccati dal traffico e da cantieri lungo la Romea. Traffico rallentato anche a causa dei forti scrosci di pioggia. Le altre associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa sono state la Penny Wharton, Chioggia Accoglie e Mediterranea Chioggia, associazioni che oggi saranno alla presenza di Papa Francesco a Verona. A fare una prefazione del libro una dei fondatori della Penny Wharton, la scuola di italiano per stranieri, Anna Pambianchi, che ha definito il libro Noi siamo erbacce botanica sociale denso di scoperte folgoranti. Pambianchi ha descritto il contenuto del libro con passione e coinvolgimento. Tutta la prima parte dell'incontro è sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Coinvolgente anche la descrizione dell'autore, il quale ha rivelato le erbacce nei loro comportamenti, nella loro integrazione nei vari ambienti più o meno ospitali, che come le specie aliene prima o poi possono integrarsi. Il mondo delle erbacce descritto da Mauro Ferrari è stato veramente interessante e curioso, ricco di possibili paragoni e interpretazioni, migrazione di semi, migrazione di specie e migrazione di uomini. Qua finisce la prima parte a cui abbiamo assistito prima di fuggire per giungere a destinazione prima del temporale che ha colpito con violenza il nostro territorio. E qua è partito l'intermezzo musicale con la presentazione dell'organizzazione di volontariato Big Fish, che è nata da meno di un anno, conta una settantina di iscritti nell'ambito della musica, della cultura e del sociale. Presenti l'assessore sociale Sandro Marangon e la consigliera Barbara Penzo. Non tantissimo il pubblico a livello numerico, ma interessato e coinvolto nell'argomento. La sala del bar Ai Coppi era comunque piena. Entrambi gli oratori, la mediatrice Anna Pambianchi e l'autore Mauro Ferrari, sono stati molto interessanti e piacevoli da ascoltare. La musica ha quel tocco in più.
Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Siamo con Nella Talamini alla mostra che apre oggi. Nella ci stupisce ogni volta che fai una mostra mostri un lato diverso di te, delle tue tecniche, sei sempre in evoluzione. Mi piace cambiare, mi annoia fare sempre le stesse cose e quindi viva la varietà per quel che mi riguarda. Ho voluto portare dei quattro quadri anche di mio padre, che era un grande pittore che nell'ambito della cerchia dei pittori veneti ha dato insomma, e anche all'estero ha fatto mostre, poi lui era originario del sud del Cilento e quindi aveva le radici anche lì, ecco. Io comunque ho portato sia acrilici che acquerelli, però questa volta sono più acrilici perché mi piace molto l'intensità del colore, ecco. Ho accettato ben volentieri di spendere due parole per l'Anella perché oltre ad essere un'amica, ogni volta che fa una mostra ci fa delle sorprese. Questa volta addirittura ci hai portato. Sono stato un po' complice perché per avere i ritratti di Giorgio e di Dino ho dovuto passarli, perché non sempre si spostavano. Comunque, ma non soltanto queste sorprese. Ogni volta, stavolta fa delle tempere. A me piacciono molto anche gli acquerelli, perché io ho potuto anche gustarle, una volta siamo stati a Malta insieme, invece di fare le fotografie lei faceva, come faceva a disti dei lacri con la matita, ecco. Sono contento, perché è una ragazza, completa, perché è poetessa, scrive racconti, no? Dipinge, fa la giornalista, ma con una costanza e una puntualità che qualche volta mette in imbarazzo anche quindi l'altro giorno che stavamo presentando il libro dei 100 anni della Todaro, aveva già preparato la fotografia per fare, è stata fregata da Ruggero Donaggio. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 17 maggio, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Vi ricordo che adesso siamo anche su X.